In questo problema abbiamo due blocchi, M1 e M2. M1 è più piccolo, 1 kg, M2 è più grande, 1,5 kg. Poi abbiamo due carrucole e una molla che schiaccia, preme questo blocco M1 contro questo piano verticale, contro questa parete. La molla ha una costante elastica di 6 N al centimetro e si accorcia di 2 cm. Bisogna fare l'analisi di tutte le forze e calcolare il valore minimo del coefficiente d'attrito statico affinché il sistema non si muova. Provate a risolverlo da soli, non guardate lo svolgimento all'inizio, lo guardate dopo. Quindi adesso fate pausa e risolvete. Ora vediamo lo svolgimento, facciamo l'analisi di tutte le forze. Innanzitutto calcoliamo le forze peso, forza peso 1, forza peso 2, basta moltiplicare le masse per il campo di gravità della Terra, 9,8 N al chilo. E quindi il risultato è 9,8 N, 14,7 N. Ricordate che questo è il modo corretto di scrivere le cose, fare i calcoli, quindi prima la formula, poi i valori numerici con le unità di misura e infine il risultato sempre con l'unità di misura. Poi ci calcoliamo anche la forza elastica, che si calcola con la legge di Hooke, costante elastica per l'accorciamento che ho messo in modulo, altrimenti sarebbe un valore negativo. Quindi 6 N al centimetro per 2 centimetri, anche qui unità di misura, poi si semplificano e rimane 12 N. Del resto è anche logico perché se la molla ogni centimetro che si allunga o si accorcia fa 6 N di forza elastica, se viene accorciata di 2 centimetri farà il doppio, quindi 12 N. Andiamo quindi a disegnare tutte le forze, abbiamo le due forze peso, queste due frecce nere, da 9,8 e 14,7 N. Poi abbiamo la forza elastica che è anche la forza normale da 12 N. È anche la forza normale perché il ruolo di questa forza elastica è proprio di premere il blocco 1 contro la parete per far nascere l'attrito. Se infatti l'attrito non ci fosse, cioè se noi non premessimo con la molla, allora questo sistema si muoverebbe il blocco 1 verso l'alto e il blocco 2 in basso. Infatti, come sappiamo, all'estremità della corda nascono sempre due forze uguali opposte che si chiamano tensioni o forze di tensione. E in questo caso, all'inizio, queste due forze di tensione sono uguali a 14,7 N, uguali alla forza peso 2. Quindi il blocco 1 sarebbe tirato in alto da 14,7 N, in basso da 9,8 N. E quindi si muoverebbe in alto, perciò se non ci fosse l'attrito il sistema si muoverebbe, ma c'è l'attrito proprio grazie a questa forza normale, che è la forza elastica. Quanti newton deve mettere l'attrito? Deve mettere quello che manca alla forza peso 1 per contrastare la forza di tensione. Quindi facendo la differenza 14,7 N meno 9,8 N, cioè fra queste due forze, troviamo che l'attrito deve mettere 4,9 N. E sarà rivolto in basso proprio per impedire lo spostamento in alto del blocco. È rivolto in basso per aiutare la forza più debole, che è la forza peso 1. Dunque, affinché la forza d'attrito statico massima sia 4,9 N, dobbiamo calcolare qual è il coefficiente d'attrito statico minimo. E perciò con la formula inversa della formula dell'attrito, forza d'attrito statico massima uguale coefficiente d'attrito statico per la forza normale. Quindi con la formula inversa di questa troviamo il coefficiente d'attrito statico dividendo la forza d'attrito statico massima diviso la forza normale. Quindi 4,9 N, che è quello che deve mettere l'attrito, diviso la forza normale 12 N, 0,41, risultato ragionevole perché è minore di 1. A questo punto c'è una seconda domanda del problema, che è questa: la forza elastica, sempre da 12 N, non preme più perpendicolarmente alla parete, ma preme obliqua con un angolo alfa di 40 gradi. Il coefficiente d'attrito statico lo conosciamo perché l'abbiamo appena calcolato. Vogliamo sapere se con questa inclinazione della molla il sistema si muove oppure no. Di nuovo fate la pausa e cercate di risolvere da soli il problema. Poi guardate lo svolgimento alla fine. Questo è lo svolgimento, vediamo che la molla preme obliquamente. Questa è la forza elastica nuova, prima era orizzontale, adesso invece è obliqua con un angolo di 40 gradi, angolo che ritroviamo anche qui e di qua. Scomponiamo quindi la forza elastica da 12 N nelle due componenti, forza elastica orizzontale e forza elastica verticale. La componente orizzontale è la nuova forza normale, sarà minore di prima,
la nuova forza normale è la forza elastica perpendicolare. Perché perpendicolare? Perché è perpendicolare al piano, cioè alla parete. Invece la forza elastica verticale è la componente parallela al piano, perché il piano è la parete, è un muro verticale. Per calcolare queste due componenti, forza elastica perpendicolare e forza elastica parallela, utilizziamo seno e coseno in questi due triangoli rettangoli che si sono formati qua. Cominciamo con la forza elastica perpendicolare e il cateto adiacente all'angolo. Quindi si calcola moltiplicando l'ipotenusa, che è la forza elastica, da 12 N, per il coseno dell'angolo alfa. Infatti, cateto adiacente bisogna utilizzare il coseno di 40 gradi. Il risultato è 9,2 N e infatti è minore giustamente dei 12 N, perché un cateto è sempre minore dell'ipotenusa. Per calcolare la forza elastica parallela, quindi quest'altra componente, dobbiamo invece usare il seno, perché si tratta del cateto opposto all'angolo alfa. Quindi ipotenusa, forza elastica, per seno dell'angolo alfa 12 N e per seno di 40 gradi 7,7 N. Giustamente, come si vede anche dal disegno, essendo l'angolo minore di 45 gradi, la forza, la componente verticale, quindi forza elastica parallela, è più corta della componente orizzontale, forza elastica perpendicolare. Infatti 7,7 N è minore di 9,2. Quindi anche il disegno conferma che una componente è più lunga dell'altra. A questo punto, avendo scomposto la forza elastica nelle componenti, analizziamo tutte le forze, in particolare sul blocco 1. Abbiamo i 14,7 N di prima, che sono la tensione del filo, quindi queste forze non sono cambiate. 14,7 N che tira il blocco 1 verso l'alto. Verso il basso abbiamo la componente parallela della forza elastica, 7,7 N, che abbiamo appena calcolato. E non dimentichiamo che c'era anche la forza peso 1, la forza peso con cui la Terra tira verso il basso il blocco 1, che era 9,8 N. Quindi in totale in basso tirano 17,5 N, la somma di 9,8 e 7,7. In alto invece tira una forza da 14,7 N. Chi vince tra queste due forze? Naturalmente vince la forza che tira in basso, perché 17,5 N è maggiore di 14,7 N. Questo vuol dire che stavolta l'attrito deve nascere verso l'alto, a differenza di prima. Prima l'attrito era rivolto in basso. Perché nasce in alto? Perché se non ci fosse l'attrito, il mattone, il blocco 1, scivolerebbe in basso. Quindi l'attrito nasce per contrastare il movimento. Oppure si può anche vedere così: l'attrito nasce per aiutare la forza più debole. La forza più debole è questa verde, è la tensione della corda. Quindi l'attrito nasce in alto e deve metterci la differenza tra queste due forze. Questa differenza, 17,5 meno 14,7 N, è 2,8 N. Quindi ci chiediamo: l'attrito statico è in grado di fare una forza da 2,8 N? Dobbiamo vedere qual è il valore dell'attrito statico massimo. Se 2,8 N è minore dell'attrito statico massimo, allora l'attrito riesce a fare 2,8 N. Ora, non dobbiamo sbagliare, commettendo questo errore, cioè di prendere il valore dell'attrito statico massimo di prima. Prima l'attrito statico massimo era 4,9 N, quando la molla premeva perpendicolarmente alla parete. Premeva con una forza elastica, che era anche la forza normale, da 12 N. Adesso però l'attrito statico massimo non è più 4,9 N, è di meno, perché la molla non preme più perpendicolarmente alla parete, ma preme obliqua. Quindi la forza normale adesso è di meno di quella di prima. Adesso la forza normale è solo 9,2 N. Prima la forza normale era 12 N perché tutta la molla premeva perpendicolarmente alla parete. Quindi, avendo adesso una forza normale minore di prima, 9,2 N, non più 12, dobbiamo ricalcolare l'attrito statico massimo con la solita formula, coefficiente di attrito statico per la forza normale. E quindi l'attrito statico massimo è 3,8 N. Riesce l'attrito a metterci quei 2,8 N che abbiamo calcolato prima, la differenza fra queste due forze verticali? Ci riesce, perché può arrivare l'attrito statico massimo fino a 3,8 N, ma naturalmente fa come sempre, come fanno gli studenti, fa il minimo indispensabile. Quindi basta fare 2,8 N, farà 2,8 N. Il mattone quindi non si muove, il mattone 1 non si muove, l'intero sistema con l'attrito che vale 2,8 N.